E così, dopo due mesi di lettura, la prima edizione del premio letterario Tra le righe e storia è arrivato ai primi verdetti, cioè anzi, ai verdetti della giuria. Eh, hanno partecipato circa 300 manoscritti divisi tra saggistica, diari, memorialistica, eh, tanti anche romanzi storici ambientati nel Novecento e non solo nel Novecento italiano. Eh, la giuria eh, ha lavorato moltissimo e soprattutto ha lavorato molto nelle ultime ore, proprio perché erano arrivati eh, dei, dei saggi. Nel, nel, negli ultimi giorni, anche a tempo scaduto, ma abbiamo deciso comunque di leggerli in ogni caso. E, e quindi è venuto fuori un percorso eh, dei vincitori. I vincitori, alla fine, sono otto e eh, sono otto libri che ci raccontano la storia d'Italia, la storia del nostro paese, facendolo attraverso. Una serie di, di momenti storici importanti. Iniziamo con eh, due diari a confronto: il diario di Borges e, e del Memoriale di Carmini Crocco di Stadio Mestrovice che ci aiuta a capire cosa è accaduto eh, subito dopo la, eh, il passaggio dei mille, la conquista del Regno delle Due Sicilie, l'annessione al regno eh, sabaudo del sud d'Italia, la nascita del Regno d'Italia, ma in realtà la, eh, in quel momento un grande fenomeno di resistenza e di fermento con eh, due personaggi che ci hanno lasciato due diari molto importanti. E, poi passiamo al primo conflitto mondiale con il lavoro eh, di Maria Cristina Daniela Trombetta che ha ritrovato eh, in soffitta una, una cassetta di legno all'interno della quale c'erano delle lettere, delle lettere di corrispondenza. Di, del nonno che aveva partecipato al primo conflitto mondiale, fino a quel momento praticamente sconosciute e, e, e che vedranno appunto la pubblicazione. Poi tra la prima e la seconda guerra mondiale apriamo una pagina su quello che è il fenomeno dei fuoriusciti italiani in Francia e, e quindi la sorveglianza sulla stampa comunista italiana eh, pubblicata in Francia tra le due guerre di Enrico Toniolo, quindi un eh, saggio che ci aiuta a capire eh, come e eh, quanto operava la, eh, anche la pressione del regime fascista in Francia eh, sulla stampa comunista italiana. Eh, poi, due libri sulla, sulla seconda guerra mondiale: due libri molto importanti. Il primo è una pubblicazione, è un, un gran bel lavoro di. Orazio Pavignani su Cefalonia, io c'ero, sulla raccolta di testimonianze di soldati della divisione Acqui che nel settembre del 43 dette l'avvio alla grande resistenza al nazifascismo. E poi il lavoro di Dino Magistrelli su Unimi, un internato militare italiano, anzi il numero 66484, per 18 mesi prigioniero sulle sponde del Reno. In questa carrellata di pubblicazioni. E di vincitori del premio abbiamo voluto dare un premio importante, quello al lavoro di Giuliana Donorà eh, sulla Venezia Giulia nel secondo dopoguerra e soprattutto la visita della commissione interalleata nel territorio dell'Istria eh, tra il 9 marzo e il 5 aprile del 1946. Un documento molto importante che ci aiuta a capire ancora e forse meglio cosa accadde nei territori eh, friulani, dalmati e giuliani eh, immediatamente dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Poi la pubblicazione, anzi il lavoro di Francesco eh, Scaringi, eh, su, eh, dal titolo Fermezza o trattativa, la posizione del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale durante il rapimento Moro. Quindi attraverso la lettura di tutta una serie di documenti e di stampa legata appunto all'MSI si cerca di capire quella posizione e quale posizione ebbe la destra italiana durante il rapimento Moro. Infine un eh, saggio molto interessante che eh, ci permette di... Entrare all'interno della storia del venetismo, cioè dell'invenzione dell identitaria e i suoi usi politici nel Veneto contemporaneo di Davide Mutto.